Cari amici, una nuova puntata di City Report. Estate, dove siamo oggi? Siamo in via Bonfadini 116, anzi fronte al 116, nell'ex garage che vi avevamo fatto vedere all'incirca 2 anni fa. Perché torniamo qui? Perché abbiamo avuto un sacco di segnalazioni di problemi di degrado, immondizia, abbandono, eccetera. Devo dire che cominciamo già a vedere da qua. Fra l'altro qui hanno messo un fil di ferro, ma la recinzione, come potete vedere, è schifosa. Abbiamo delle mutande in giro che non si sa abbandonate da chi. Insomma, diciamo che non è il posto più curato di Milano e quindi è un posto da visualizzare, da sistemare. Quindi chiediamo al Municipio 4, all'assessore alla sicurezza del Comune di Milano, di venire a fare un giro insieme magari al suo collega che si occupa del degrado urbano, eccetera, per controllare queste situazioni. Qui ci sono anche tutti questi box che, come potete vedere, sono chiusi. Non sono pochi, noi li abbiamo contati, sono 10-12. E qui siamo nel retro della famosa struttura di cui vi parlavamo, quella che abbiamo anche visitato 2 anni fa insieme alle forze dell'ordine per la situazione appunto dell'abbandono del degrado. Possiamo andare. E siamo insieme a Paolo Rusconi, stiamo riprendendo appunto la facciata di questo ex garage. Devo dire anche che molto gentilmente un ragazzo è passato a chiedermi notizie di questa struttura, avendo intenzione o avendo degli investitori che volevano portarsela, comprarla, eccetera, ma non ha avuto notizie dal Comune di Milano, quindi è una cosa interessante. Io ho il contatto, se vi serve potreste mettervi d'accordo e sistemare anche questa situazione. Andiamo avanti che vi facciamo vedere l'entrata. Cari amici, sono trascorsi 2 anni, come vi dicevo prima, da quando siamo stati qui. È stata fatta una messa in sicurezza che non ha funzionato, ma guardate i muri come sono tutti bombati, mancanti di pezzi. Addirittura ci sono dei grandi massi di marmo che erano gli ex profili, si vede, del piano di sopra, che potrebbero cadere in testa ai passanti da un momento all'altro. Questo è un marciapiede, come vedete c'è anche una bicicletta, c'è la fermata dell'autobus, le persone attraversano. Comunque andiamo a vedere cosa succede dentro, anche qua, in questa calda giornata di fine agosto. All'uscita, quindi all'ingresso, cosa troviamo? Un sacco di cartoni di questi medicinali tossici abbandonati qui, sali minerali, sostanze strane, insomma, messa in sicurezza zero, controllo delle proprietà che sono state messe in sicurezza e comunque pericolose zero, Municipio 4, siamo messi malissimo. Ed eccoci rientrati, non è stato neanche troppo difficile, anche per uno come me. Il garage di via Bonfadini.
Cari amici, invece qui siamo proprio all'ingresso, quello che dove eravamo entrati noi l'ultima volta un anno e mezzo fa, prima che ci fosse la famosa chiusura durata poco, come vedete, e troviamo le siringhe. Purtroppo siamo molto vicino alle piazze di spaccio di Rogoredo, eccetera, e quindi questo è un posto dove le persone disperate vengono anche qui a bucarsi e a rifugiarsi quando non ce la fanno più. L'unica cosa rimasta in piedi della messa in sicurezza, vi dicevo, è questa catena in questa porta. Il resto purtroppo è stato tutto spaccato e aperto. Troviamo qui gratte e vinci, coperte, stanzine che ricordano molto la Cascina Palma dove siamo stati l'ultima volta con Paolo e gli altri ragazzi. Qui c'è un piccione che è morto. Vedete? Sono queste stanzine con tutta questa roba buttata dentro. E continuando in questa perlustrazione, il primo giaciglio, ci sono anche le calze di qualche, immagino, disperato, tossico, che viene a passare le notti qui, dopo essersi iniettato la sua dose di morte. Cari amici, siamo entrati, come avete potuto vedere, abbastanza facilmente, anche se sono di grossa taglia. Questo danneggiamento l'ultima volta che siamo stati qui non c'era, è stato buttato giù. Andiamo a vedere che succede, ci facciamo luce con la torcia. Cari amici, siamo qui nel seminterrato di questo ex garage che è stato rioccupato un'altra volta. Troviamo ancora il vecchio giaciglio che avevamo trovato, ancora carbonizzato, ancora qui. Per ora non abbiamo incontrato persone che si riposano e hanno fatto di questo luogo la loro casa, però molte tracce di presenza evidente di persone c'è. E qui nel sottoscala della rampa per far scendere le macchine è diventata un deposito di schifezze, anche secondo noi abbastanza pericolose, perché comunque essendo una proprietà abbandonata, giustamente potrebbe succedere qualunque cosa. La presenza di persone qui c'è. Non abbiamo ancora trovato i giacigli, ma l'ultima volta li avevamo trovati al piano di sopra, quindi adesso andiamo al piano di sopra. Questa è la scala che permette di salire e scendere, questi sono i bagni, questo è il cancello chiaramente aperto dove siamo entrati noi, il secondo, poi ce n'è uno di là divelto. Cominciamo da sotto, dai, oggi cominciamo da sotto, vediamo cosa troviamo qui. In partenza vedo già dei cerchioni di macchina, delle gomme, un deposito di gomme. Un vero e proprio deposito di pezzi, di fari, gomme, cofani.
Alcune cose c'erano già ai tempi quando siamo venuti circa un anno e mezzo fa. Ah, ok. E qui hanno buttato giù un pezzo che l'altra volta c'era per rendere più comodo appunto l'ingresso e l'uscita, forse per far passare questo pezzo qui della macchina. Direi che possiamo uscire di qua, Paolo, che è più comodo. Come vedete non è un lavoro facile, il nostro ci si sporca e si rischia di far male e anche di fare cattivi incontri, ma quelli ci fanno anche piacere. E voilà, adesso abbiamo capito a cosa serviva il buco sulla parete che era stato fatto. Ci manca il piano di sopra, volete vederlo? Andiamo. E come la precedente volta, sempre questa struttura è diventata un mini alloggio. Guardate, vestiti, ombrelli, giustamente ha piovuto. C'è un giaciglio, delle siringhe, delle cuffie. Io non ci metterei il piede dentro, eh. Beh, direi che per essere un luogo che era stato riportato alla sicurezza è ripiombato nel baratro dell'insicurezza e dell'occupazione più pura. Ancora tutti i pezzi delle automobili smembrate e messi qui in attesa che qualcuno passa a prenderli e rivenderli e farli comprare. Ma la domanda è anche un'altra. Lo abbraccio perché ci vogliamo bene, ma anche perché abbiamo un microfono solo che funziona in questo momento. Abbiamo avuto un piccolo problema. Qui siamo dalla parte interna. Abbiamo visto che appena fuori da queste mura c'è il marciapiede, ma qui cade un sacco di pezzi, ne abbiamo visti anche molti. Che succede qua? E qua succede che se qualcuno vuole divertirsi a fare del male alla gente, può prendere tranquillamente i pezzi di pietra e lanciarli in testa alle persone. Ma anche tutti questi Oppure. vetri che vedo, secondo me, possono cadere anche Sì, semplicemente possono col cadere anche col vento, eh? vento, certamente. Basta che si alza una folata di vento un po' più forte del normale e i vetri, al posto di cadere all'interno, possono cadere all'esterno. Poi c'è da dire un'altra cosa, che in caso che qualcuno venga a sgomberarli, possono sempre utilizzarli Per per difendersi difendersi. dalle forze Esatto. dell'ordine. Invece voglio fare a Daniele una domanda che vorrei fare da tanto tempo alla signora Scavuzzo, ma non ho mai questa risposta, nonostante sia insistente. Ma è possibile che questo posto qui è stato visto da noi un anno e mezzo fa? Era stato messo in sicurezza? Ma da allora, da quando è stato messo in sicurezza, perché noi abbiamo controllato ed era stata fatta, nessuno più è venuto a controllare nulla. A quanto pare no, anche perché parliamoci chiaro, abbiamo fatto la registrazione un anno e mezzo fa e 4 giorni dopo sono venuti a fare la messa in sicurezza, 4 giorni dopo, quindi neanche sono passati mesi o anni, 4 giorni dopo. Quindi per cui qualcuno che passava sicuramente c'era, qualcuno che ha messo la grata fuori nuova sicuramente è arrivato. Mi Ma poi sembra un po'. a me sfugge comunque il passaggio tra grata nuova e rioccupazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che qui qualcuno è venuto a mancare e quindi non c'è più stato controllo, quindi per cui lasciandolo a terra di nessuno, chiunque è potuto venire dentro e fare quello che voleva. Forse queste strutture, come dico molto spesso, vanno recuperate, piuttosto vanno date a fini sociali, controllate, e se sono dei privati vanno sanzionati e gli vanno anche espropriate perché il testo di legge lo permette. Sicuramente vedere queste situazioni così non fa bene a nessuno, non fa bene alla Milano del 2019. E vi ripeto, io sono qui da circa mezz'ora, 40 minuti, sono già avvicinati molti cittadini, tra cui quelli che ci hanno segnalato di nuovo la cosa, e
E ci hanno detto che erano anche interessati ad acquisire questa proprietà, che hanno fatto domande in comune, hanno chiesto, ma nessuno gli ha dato risposta. E allora che sta succedendo? Va bene la Milano dell'abbandono? Cioè nel municipio 4, e qui siamo nel municipio 4, deve funzionare per forza così questa zona? Io credo proprio di no, anche perché stiamo contando un quadrilatero che si sta pian piano espandendo sempre di più a perdita d'occhio. Ma nella delinquenza però? Nella delinquenza, esatto, perché se partiamo da Vesici del Mascello, a qui quanti minuti di viaggio sono? 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti? C'è. Due fermate di autobus. È possibile che in due fermate di autobus ci possano essere antri del terrore, uno dietro l'altro, disseminati come se fossero le briciole di Hansel e Gretel? No, non è possibile. Sì, poi veramente il dubbio, cioè al dubbio, anzi la certezza più grossa che ho è che è stato cementato un prato verde a Cascina Merezzate e non si capisce perché non si sono riqualificate tutti questi altri pezzi. Lì fatevi un'idea voi, cari amici, di cosa può essere successo. Dani, direi che possiamo salutare, abbiamo fatto vedere tutto quello che c'era di interessante da vedere purtroppo in questa fine di agosto a Milano. Vi salutiamo tutti, Paolo Rusconi, Daniele Menti del Comitato Antiracket, il nostro amico Urso che non vedete mai ma è sempre presente, Tullio Trapasso, alla prossima.